Rilanciare l'artigianato come modello di sviluppo economico e sociale puntando sulla creatività dei giovani del territorio si intitola Artigianalmente, il progetto realizzato dall'Associazione Culturale Atena 2013 nell'ambito dell'iniziativa Il Clan degli Artisti promossa dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune. Lo scopo è favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Attraverso il portale www.artigianalmente.org sarà possibile infatti entrare in contatto con le aziende partner presentando le proprie idee progettuali. Artigianalmente ha messo su un sito, artigianalmente.org, attraverso il quale i giovani potranno partecipare ad un contest presentando un proprio progetto alle imprese partner dell'iniziativa, che potranno valutare questo progetto e anche eventualmente decidere di metterlo addirittura in produzione. Abbiamo poi previsto anche un'area job in cui i ragazzi potranno caricare il proprio curriculum per rendersi visibili sul mercato, quindi creare proprio una rete tra imprese e giovani, cioè vogliamo fare qualcosa di concreto. Protagonisti del progetto, che coinvolge imprese, associazioni e mondo accademico, sono i ragazzi tra 18 e 35 anni che si avvicinano per la prima volta al settore dell'artigianato o che hanno già intrapreso un percorso di formazione professionale. Se messi insieme, i ragazzi di Napoli sono veramente un'intelligenza collettiva vincente. Questo è un progetto che cosa ambisce? Ambisce a creare un ponte innovativo tra tanti ragazzi che vogliono accedere al lavoro ma che spesso da soli non sanno quali possono essere i giusti contatti. Attraverso il portale Artigianalmente invece accedono a che cosa? Dei mentoring, che sono le eccellenze napoletane che decidono di mettersi in discussione e di essere dei supporter. Da oggi un'apposita sezione sul portale dell'iniziativa consentirà agli aspiranti artigiani di vincere un'esperienza formativa gratuita presso un'impresa leader nel settore. L'evento è stato presentato presso il Centro Congressi della Federico II in via Partenope, dove è stata allestita anche una galleria espositiva che ha ospitato le creazioni dei più importanti artigiani campani. Questo progetto parla di artigianato, che è nel DNA di una terra come Napoli, l'ha resa ricca, famosa nel mondo. Noi ragazzi napoletani non ci tiriamo indietro, però le informazioni devono arrivare a tutti e lo sforzo è questo. Non i soliti pochi devono essere informati, non bisogna appartenere chissà a quale giro per realizzare le cose. Una casa di vetro, e grazie ad associazioni come Atena ci stiamo riuscendo.